Bene, siamo con Domenico Iannillo, candidato sindaco al comune di Ailano il prossimo 8 giugno, uomo delle istituzioni. Poi decide di candidarsi, perché? Decido di candidarmi perché sono nato, cresciuto al mio paese, ad Ailano, amo il mio paese e ho intenzione di migliorare alcune cose, di fare, diciamo, mi sono messo in gioco per migliorare da un punto di vista, da tanti punti di vista, il paese che oramai, diciamo, è un po' fermo da un po' di anni, diciamo. Ecco, in caso delle sue elezioni, qual è il primo provvedimento che pensa di adottare? Ma in primis bisogna vedere un attimino la sistemazione dell'acquedotto idrico. Credo che sia il compito di chiunque candidato sindaco, sia io, sia Mario Lanzone oppure dell'attuale sindaco. Credo che sia uno dei Perché primi. lo ricordiamo, le liste sono tre. Sono tre, esatto. E quindi chiunque andrà, credo che uno dei primi provvedimenti sarà proprio sistemazione dell'acquedotto idrico, che oramai cioè fa acqua tutta, come si suol dire, fa acqua da tutte le parti. Impegno, secondo me, da guardare è una sorta di deposito, non si sa bene di che, di materiale, all'ex metal plast, credo che sia una cosa da valutare per bene ai fini proprio della salute pubblica, in quanto se con acqua, che non so, sta roba che sta là in pratica, cosa può fare all'ambiente. E quindi credo che questo anche sarà uno dei primi obiettivi da valorizzare. Altre situazioni importanti è, come ho visto dal Comune di San Potito, il CER, la Comunità Economiche Energetiche Rinnovabili, scusi. Una sorta di comunione fra comuni, piccole e medie imprese e cittadini, al fine di risparmiare sull'energia elettrica, che attualmente è diventato un peso molto forte sulle famiglie, e quindi cercare di risparmiare. Poi naturalmente ci sono tantissime altre cose da fare, lo scuolabus da rimettere in funzione, Perché attualmente è fermo. è fermo da mesi. Non entro nel merito per quale motivo siano fermi, non voglio saperlo, però diciamo, è uno dei miei propositi, dei propositi della nostra squadra, di rimetterlo in funzione, in un modo, in qualsiasi modo, ma comunque di rimetterlo in funzione. Rivalutare anche un po' i giovani con la sistemazione di parchi oramai chiusi da mesi. C'è una piscina della vecchia scuola media che fatta oramai da decenni, ma mai utilizzata. Cercare di un altro progetto diciamo importante è vedere quella famosa casa per anziani, che diciamo è stata fatta, presa sovvenzionamenti, non si sa per quale motivo è ferma, ma non voglio entrare questo in discussione per i motivi. Non, è giusto che chiunque vada, anche diciamo, gli altri sindaci, si devono prendere anche loro questi incarichi per il futuro, proprio, per mettere, diciamo, in sesto un'altra volta Ailano. Tra tutti questi progetti, ce n'è qualcuno in particolare a cui tiene, maggiormente e che darà magari precedenza su tutto? Due secondo me sono fondamentali. Una è la comunità, vedete, di risparmiare con pannelli fotovoltaici. Questa è la comunità energetica rinnovabile, per capire come entrare e poi sia quella discarica che sta sotto la metà, diciamo, sulla statale della metal plast, sia l'impianto idrico. Perché dovrebbero votare lei? Perché secondo il mio punto di vista, le persone che sono intorno a me sono delle persone valide, nulla togliere a nessun candidato delle altre liste. Credo che però noi abbiamo forse qualche spinta in più per riuscire a fare quello che adesso stiamo dicendo di fare, e quindi di metterlo in pratica poi realmente, ma nulla togliere agli altri candidati delle altre liste. Per concludere, giusto pochi secondi, per lanciare un messaggio agli elettori. Agli elettori dico di votare alle persone, diciamo, che vogliono, ed evitare qualsiasi tipo di discorso fazioso, prendere
siamo, ripeto, siamo 1.000 abitanti, cerchiamo di stare uniti tutti a prescindere da chi andrà. Auguro a tutte, ripeto, chiunque si andrà, di fare il bene di Ailano. Chi va sul comune deve fare il bene, abbandonare, perché altrimenti, come siamo, diciamo, messi, non è che va tanto bene. Quindi bisogna migliorare e andare tutti quanti d'amore e d'accordo e creare un comune realmente comune per tutti, per tutte le persone. Bene, il nostro incontro si chiude qui. Grazie al candidato. Alla prossima sigla.